3, 2, lo facciamo? 1. Finalmente è lunedì ed esce il Movie Bar. Ma che cos'è il Movie Bar? Allora, il Movie Bar è il nuovo bar. Chi è il conduttore? Il conduttore è una persona. Ma gli ospiti chi sono? Ah, ragazzi, facciamo così. Prendete le vostre chiappe e venite qua, perché grazie a Dio è lunedì ed esce il Movie Bar. Ciao! Signori, è un ritorno al passato, perché tutto questo è già successo per dei problemi tecnici, ma in Movie, comunque, in qualsiasi situazione, si recupera e ripresento Ladies and Gentlemen! Di nuovo! Lucilla Dal Pozzo! Porca miseria, Luci, questa me la devi. Allora, mi sono allenata l'altra volta. Diciamo la verità, diciamo la verità. Hai continuato a dirmi, Gio, è stato bellissimo. Allora, mi proponeva addirittura dopo di fare un canale Twitch. E allora ho detto, Lucina, sì, vedrai che troveremo il modo comunque di collaborare di nuovo assieme. E ragazzi, abbiamo dovuto riregistrare il Movie Park per problemi tecnici. E qui... solo per riutilizzare le cuffie e utilizzare il microfono. Esatto, porca miseria. E il bello di tutto questo è che stiamo incrociando le dita che funzioni questa puntata. Se no, ho pensato, Luci, facciamo una roba del genere. Cioè, tutto l'anno andiamo avanti io e te a registrare questa puntata del Movie Bar. Va bene? Park. E siamo perfetti. E allora, ragazzi, l'altra volta ovviamente vi avevamo mostrato l'umiltà con cui Lucilla ci ha risposto al messaggio di essere presente. L'altra volta gli altri non c'erano, però dobbiamo ricominciare tutto da zero. Dobbiamo di parlare come se qualcuno avesse visto quella puntata. Esatto. E ci aveva risposto dicendoci che lei è una delle fotografe più famose nell'area veneta e che quindi avrebbe portato notorietà. E l'abbiamo contattata per comunque dirle, Lucilla, guarda che è andato male tutto quanto, e lei ci ha risposto: ottimo, così imparo le canzoni al contrario che l'ultima volta ho fatto cagare. E quindi ti sei allenata. L'avrai detto sul serio questa, a differenza dell'altra di prima? Questa era, no, diciamo che ti fa capire che è un po' finto forse il font, che non è esattamente quello di Instagram, cosa dici? No, ma sembra tutto regolare. Sembra tutto regolare, vero? No, signori, a parte gli scherzi, questo chi è già... potrebbe crederci comunque? Questo è tutto già successo e abbiamo registrato una magnifica puntata da un'ora, era la famosa puntata zero. Questa che stiamo facendo è la puntata 1, perché la puntata zero serve per capire gli errori, abbiamo capito gli errori e adesso facciamo la puntata vera assieme a Lucilla Dal Pozzo. Lucilla Dal Pozzo ha capito che non è forte nelle canzoni, al contrario, ma non preoccuparti che il gioco non te lo riproporremo oggi, ne abbiamo aggiunti altri e sono molte di non più. Si fa perché non le si fa, non si fa, no. Non si fa le canzoni al contrario. Avevo scaricato un sacco di app per... Ragazzi, allora io direi una cosa, nel senso, partirei già con il primo gioco. Io parto, io vado. E il pubblico domanda, Lucilla risponde. L'altra volta ne avevamo ricevute un bel po' di domande. Luci, ti prego, questa volta asciuga le tue risposte, perché, signori, è la più famosa di tutto il Triveneto. Va benissimo. No, casomai, non se è poi, vero. Se puoi dare di dirlo. Allora, la voce fuori campo della nostra Valletta comincerà a richiedere le domande. Sono tutte domande che non avevamo letto già l'altra volta, quindi non sono domande che Lucilla si è potuta preparare. E altro, diciamo che la parte più umana di tutta la puntata del Movie Bar. Prego, Valletta Bionda. Allora, domanda 1. Cosa mi consigli per scattare con un iPhone? Luci. Una persona chiede: cosa consigli per scattare con un iPhone? Scattare foto, non di correre. Stare ferma il più possibile, di inquadrare bene, mettere dritto l'orizzonte, sì. L'orizzonte dritto. Potrei non mettere like se vedo un orizzonte storto. E utilizzare un cavalletto nel caso in cui dovessi fare dei selfie, quindi ci sono dei cavalletti anche per iPhone, e regolare l'esposizione, quindi con l'iPhone puoi premere, tenere okay. premuto per bloccare l'esposizione e alzare e diminuire la luce per farla un po' più semplice, ecco. Ottimo, e confermo, ragazzi, la signora Dal Pozzo non mette like se non le piace una tua foto, eh. Cioè, sì. io non ne ho. Ma chi è che parla? Aurora dice: infatti io non ne ho. Aurora, non ti seguo, Aurora. Raddrizza l'orizzonte, Aurora. Sto già piangendo. Raddrizza l'orizzonte. Andiamo con l'altra domanda. Allora, come hai imparato ad editare le foto?
Io dico che YouTube è stato il mio maestro. Io scrivevo, e Google, io scrivevo e cercavo blog, sì, come fare le foto così, ma dopo scrivevo cosa mi piace, tipo più calde, più fredde, regolamento del bilanciamento del bianco. Quindi io guardavo online e ascoltavo molti video, molti consigli di altri fotografi più bravi, famosi, con più carriera, e che ovviamente avevo poca esperienza, quindi guardavo in giro e ho imparato così. Beh, quello è vero, YouTube grande scuola è comunque. Sì, sì, curiosando in giro. Dopo, ovvio, uno fa un video, lo carica, devi un attimo vedere se quello che dice è tutto vero. Comunque ho curiosato in giro abbastanza. Quindi, signori, curiosate anche i profili di persone come Lucilla. Scherzi a parte, si impara anche da quelli, da chi lo sa fare. Sì, poi non vi segue però. Che poi, esatto. No, scherzo. Ragazzi, raddrizzate gli orizzonti. Lucilla dal Pozzo, la donna che faceva drizzare gli orizzonti. Basta, qui mi fermo. Qui mi fermo. Andiamo con la prossima domanda, vai Avri. Molti si chiedono: dove trovi tutta l'energia che hai? Dove trovo? Per favore, siamo in fascia. Di sera. È vero, è verissimo, signori. Dopo, io ho constatato nell'ultimo periodo che fa tutto la testa. Cioè, se una cosa non ti piace, non la devi fare. Se un cliente non ti piace, non lo devi avere. Tu elimini sia clienti, sia amici, persone che non ti fanno del bene, e fidati che l'energia arriva. Arriva. Ok, quindi ragazzi, a nanna presto e orizzonti belli dritti. E questa qua è la chiave di lettura per fare carriere. Le persone giuste accanto. Carriere nel mondo fotografico. Ne abbiamo un'altra, Auri. Andiamo, l'ultima domanda. Qualche consiglio per chi si vuole lanciare nel mondo dei matrimoni? Io devo dire che ho avuto un po' di fortuna col mondo dei matrimoni, perché quando facevo le foto in discoteca c'è chi mi aveva chiesto: mi fai le foto per il mio matrimonio? Io dicevo: no, non faccio matrimoni, sono da sola, su e giù. Ho fatto un annuncio su Facebook, ho conosciuto Andres, abbiamo iniziato a fare i matrimoni insieme, quindi ho fatto i matrimoni di gente che già conoscevo, di gente che conoscevo in discoteca, quindi piano piano, passaparola. E quindi faccio un po' fatica a dare un consiglio, perché non è che abbia avuto un percorso, cioè sarebbe da lanciarsi e provare con il matrimonio dell'amico, fare il cugino di turno, tanto si trova sempre chi non vuole il professionista e vuole delle foto così alla buona, sì, diciamo. Perché è così, non è che tutti... E hai una scusa pronta dovesse venire fuori male il matrimonio dell'amico o del cugino, Luci? Infatti ce l'hai la scusa quando... Scusa, non ho scaricato tutte le foto, ho dimenticato un SD. È bloccata l'SD della mia Panasonic. Porcaccia, è la stessa roba di quando abbiamo dovuto chiamare Lucilla dicendo: Lucilla, c'erano dei problemi audio nella puntata delle Movie Bar, la possiamo rifare per favore? È la stessa identica cosa, Sì, però un matrimonio, cioè... devi essere davvero, sì, tutelato. Ma se devo dare un consiglio è: compratevi una macchinetta professionale, che la prima e se discatta, la seconda fa il backup. Appena torni a casa, copi in 45 hard disk. Poi, se devo dirla tutta, avere un collega, ovviamente, al di là di alcune foto, ti salva. Cioè, io e il collega che ho in quel momento a fare le foto di matrimonio mi permette di avere il doppio delle foto, quindi se mai dovesse andare male qualcosa c'è sempre un'altra parte. Brava, ecco. brava. E Luci, dalle domande del pubblico passiamo a... Ora devo trovare il modo per far sì che le persone vedano la reazione degli ospiti quando parte le domande scomode. E ci sarà un'altra voce, una voce maschile, che ti porrà le domande scomode. E prego, procediamo. C'è un fil rouge. Allora, le domande scomode le pongo io, assolutamente. E Luci, ore 15:30, angolo di... Lo sapevi? 90 gradi. 15:30. Assolutamente. Aspetta un attimo, sono su Todoist, pigiate una volta su domande scomode, e secondo me ce le avete. No. Sì. No. Ok, non ce le hanno i ragazzi. Non perché ci sono domande scomode per me. Ho Todoist che non si aggiorna. Allora, procedo io, ragazzi. Allora, Luci, la parola più figa che conosci? Oh yes. Entro domani.
Vai. Forbito. Ti piace il linguaggio forbito? Dire che linguaggio forbito che hai. Aspetta, Lucia. Riprova, ti prego. Che linguaggio forbito che hai. Brividi, signori, assolutamente. E... che diaframma. Luci, hai mai simulato un organo? Simulato uno? Non era orgasmo? Lucilla! Cos'è? Hai mai simulato un organo? No. Okay. Non lo farò di sicuro oggi. Simula un polmone. Ecco, stai simulando l'altra cosa in questo momento, Lucilla. Si ingrossa, cioè cosa devo fare? Simula un cuore. Devo battere. Brava, bravissima. Simula il fegato. Oddio, anche stasera si beve. hai una battuta pronta, Fede, vai. Ce l'ha. Una domanda per il nostro ospite. Come si dice polenta in inglese? Polenta in inglese? Mm-hmm. Non lo so. A little slow. Che qualità scelgo io nella mia regia? Luci, l'ultima domanda scomoda. Fammi una battuta squallida. No, siamo in fascia protetta. Squallida? No. Squallida. Niente battute. Niente... No, non si fanno battute squallide. Che ragazza per bene. Che ragazza, che finta ragazza per bene. Punizione. La mia Luci, siccome noi sappiamo che ti piace un sacco viaggiare, ora ti mettiamo alla prova. Possiamo tornare al gioco delle canzoni per piacere? No, quello questa volta niente. Allora, è un gioco molto bello che anzi ne parliamo, si chiama GeoGuessr, ok? E praticamente ti chiederà, mettendoti in una situazione di Google Street View, ti dirà dove sei, cara Lucilla, in questo momento. Dovremmo andare a segnare sulla mappetta, quindi, che ci appare di Google Maps, dove siamo, e in base a quanto ci azzecchi più o meno, lui ci dà un punteggio. Proviamo. Allora, io procedo. Sto per partire, ok? Vai. Allora, io posso girare tutto quello che vuoi. Posso spostarti dove vuoi. Puoi chiedermi quello che vuoi che venga fatto. Andiamo avanti. Posso camminare. Vai, io ti dico. Dimmi, cioè, tu... dico una città. Devi dirmi un po'. Io tra poco aprirò la mappetta. C'è la bandiera tedesca. Che ba... No, aspetta. Non è che... Ho sbagliato. Vedevo già. Che beh, potrebbe aiutare, secondo me. No. Che bandiera è quella, Luci? Ascolta, abbiamo detto città. Adesso no, non impanicarvi, per favore. Guarda la bandiera. Ville. La bandiera. Valle. Stai vincendo. Cioè, la bandiera è una cacchiata, Luci. È facile con quella bandiera lì. L'hai sentito dalla regia. La regia la consigli Lucilla. Vai. Bandiera dei tre colori. Dove vado, Luci? Dimmi. Dove va? Beh, parte Europa è sicuro. Ok, poi Belgio. Cosa ripeti le voci, Luci? Dimmi dove devo andare. Dai, ma per favore! Dai! Posso mandare... Tu le vedi le mie reazioni? Dove siamo? È piegata, non vedo bene! Luci, sta Belgio. Scadendo il tempo, vai! Dove? No, Belgio no! Belgio no! No, Belgio! Bandiera Belgio! Davvero? Mi hai detto, Giovanni, dobbiamo fare una puntata veloce! E apriamo Belgio. Un cronometro per la... Belgio! Pigio sul Belgio! Più o meno dove? Hai non preferenze? Bruxelles. C'è. Ok, premo su Bruxelles. Vado. Eravamo lì. Luci, bravissima. L'abbiamo mancata di 52 chilometri. Però brava. 4828 punti. Next round, andiamo. Sei bravo a incoraggiare le persone. Ocio. Allora. Hai parecchi aiuti, comunque. Gira un po' a destra. Duke. Come si pronuncia sta roba?
Applichiamo già un timer di 30 secondi per il signore Dal Pozzo, se no la puntata dura più di quell'altra messa assieme, praticamente doppio. No, il doppio no. No, 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 non lo so. No. Dove andiamo, Luci? Vai, tu che sei una travel blogger. Siamo sempre in Europa. Europa, perfetto. Vai a sinistra, dico... 10, Francia, 9. Francia, boh. Francia, più o meno, vai, nord, sud, ovest, est. 5. Sto Nantes lì. Nantes. Dov'è Nantes? Eccolo qua, vado, vado. Luci, ottimo! No, dai! Eravamo negli Stati Uniti d'America, comunque. 23 punti, l'hai cannata di 8000 chilometri, comunque. Ma scusa, ma che carta è? Dove siamo lì, boh? Non lo so, non è dato sapersi. Prossimo! L'equatore era più corto. Occhio, Facciamo partire 30 secondi da ora. Allora... Ragazzi, lei è una tra... Intanto vai avanti, direi l'orizzonte di Google Street View è dritto. Okay. Beh, guarda qua il macchinone, secondo me, che gli sta... dai. Vabbè, America. Qua siamo sicuramente, sì, dai. Qua ci può stare, okay, no? Ok, America, vai. 10, 9. Non si può avere una lista di... Anche l'altra volta mi chiedevi le liste. Mannaggia. Perché non l'hai fatta? Ancora 5, non l'hai fatta, sta lista. Ma non so neanch'io 4. Dove siamo. African Bank, Luci, Africa. 3, dove vuoi? Dimmi dove. 2. Non lo so. New Mexico, Arizona. Dimmi tu. Sì. Arizona. Cribbio. Louisiana. Arizona. Ottimo, siamo in Sud Africa, signori. No. Sì, ragazza. Sì, ragazza mia. Questo è prossimo. Dai, dammene un altro. Eccolo qua. Dio mio. Ma dai, ma chi è che gli ha scelto queste robe? Dai, lo sai che dopo vado in ansia io con queste robe? Che dopo... sono incagliato in dei muri. Non posso andare. Ecco, Rack, guarda dove, che meraviglia. Beh, dai, mannaggia, oh. 10, 9. Parti già dal 5, voilà. Villa Balzana, no. Ma aiutami un attimo, ma dove secondo siamo? Me potremmo sempre zona in Brasile. Sì. Sai che stavo per dire? Bolivia, ti va? Va bene, dai, andiamo. Andiamo qua, macchia Bolivia. Verde, vado, Benissimo! Siamo perfetti! Siamo a 18.600 km di distanza in Thailandia in questo momento. Luci, ultima manche, non li scegliamo noi. È un gioco. Hai 5 possibilità. Verrà stilata poi una classifica con tutti gli altri ospiti. Dove c'è il McDonald's? Dobbiamo cercare. Bravissima. Bell'indizio, ragazzi. Bella, ragazzi. Si vede che viaggi. Leggiamo qua, insomma. Guarda il sito. Disfrutta. Punto S. Beh, ti avrei detto... No, ragazzi, non è un buffering del video, ma è Lucilla Dal Pozzo che pensa. 10, Madrid. Vado. Adesso, Dio. Vado. Sì. Fammi le canzoni, per favore. Che cosa? Fammi le canzoni, per favore. No, signori, passiamo al prossimo gioco, però è stato meraviglioso poter giocare con te. Luci, beh, dai, da travel vlogger sei brava, dai. Ma cosa stai dicendo? Dai, abbastanza azzeccato. Prossimo gioco! Ce l'abbiamo! Non te l'aspettavi. Ma ho accettato il tuo consiglio. E quindi ti aiuterò a capire meglio quali sono le canzoni attraverso una cosa. Ti dirò in che settore siamo. Siamo nella situazione delle sigle di cartoni animati. Andavi gaiarda con i cartoni animati, Luci? No, Giovanni, no. No, ma parlo di roba storica, Luci, no? Roba nuova. Ok, proviamo. Dai, secondo me ce l'hai, no? Ok. Sì. Vado, Allora, è emozione anche per me quando mi vedo cantare, mi sento cantare al contrario. Procedo. Sei pronta? Sì, ho lo schermo troppo grande, continuo. Vado. Ehi,
Se ti dico Peppa Pig. No. Allora, c'entrano, ti aiuterò molto in questo gioco perché voglio che tu arrivi. C'entrano degli insetti. Ti ho detto tantissimo, Lucilla. Ti ho detto tantissimo. Magari non guardavamo gli stessi cartoni animati. Degli insetti. Ed è un ritmo molto... Non so se guardare te che balli o te che canti. Heppa, heppa, heppa. Un ritmo a... Un pa. Lo ska. 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 Gli scarafaggi, maledetti scarafaggi, Luci. Non ce l'avevi? No. Non li guardavo. Porca miseria. Andiamo con la prossima, Luci. Andiamo con la prossima. L'hai voluto tu questo gioco, eh? Io l'ho fatto per te. L'ho fatto. Speravo di qualcosa di più culturale, invece. I cartoni animati sono cultura. Vai. Sì, è vero, però. Questo è difficile, secondo me. Questo è ma molto di che anni siamo? Allora, siamo abbastanza indietro nel tempo. C'entrano dei personaggi che si trovavano anche nei fumetti. Nei fumetti, Luci, ok? Ed è una sigla che tanti non conoscono. Però ti aiuto solo. Cioè, c'è un certo punto, c'è un uh-huh. Ti aiuto solo con questo. C'entra una città che non è Topolinia, è una, l'altra città, come si chiama? Se non è Topolinia, dove abitavano? Paperone. Tipo, sì, quindi quella sigla lì, ce l'hai? Di Paperone? Sì, no, Paperone e Paperoni erano... Esatto, non erano, di tutta la famiglia. Sì. Loro. Quico qua, Paperone. Che sigla avevano loro? Che sigla avevano, Aurora? Per favore, Aurora! Sono troppo giovane! Questa! Avevano questa! Tu qua la vita, Paperopoli, è un gran ballo. Lucilla! Corri, voli in aeroplano, ma che... I DuckTales! No! Mannaggia! Hai avuto un'infanzia più bella, tu della mia, secondo me, sai. No, davvero, mi sono triste in questo momento. Ma va là, cosa vuoi essere non triste? Non conosco la sigla. Questa ce l'hai, questa tu ce l'hai però, Luci, ti prego. Dammi l'ultima. L'ultima? Che... Allora, adesso te ne faccio indovinare una. Ti faccio indovinare questa, e questa la indovini, perché sennò mi arrabbio. Questa la indovini. Arriva, Luci, arriva. Dai! Heidi! Dai, Luci! Sì! Un punto! Mamma, almeno uno lo guardavo, dai, di questi. Non è... Ce l'hai questo, lo hai? Sì, Heidi lo guardavo. Heidi lo guardavi. Voglio capire che cartone guardavi tu, veramente, eh? Io guardavo Mary Poppins. Che non è un cartone. Che non è un però cartone. Da piccola, esatto. Io guardavo Mary Poppins. Ho consumato la videocassetta. Ok. Nasco fuori da sto pensando, ti propongo questa la sai. E poi possiamo. Questa la sai. Come questa... fossimo cresciuti insieme, Giovanni. Tutti i giorni io. Beh, e siamo te coetanei. Per... Questa la sai. Holly e Benji. Dragon Ball. Luci, ce l'hai fatta! Due, forse sei stata un po' troppo... Dopo mi mandi quei video che canti, fa tanto ridere! Ti fa tanto ridere, va bene, dopo ti mando tutto, Luci. Non ti facevo così triste nelle tue canzoni, mannaggia te. Ma perché mi hai dato un attimo da pensare, dire, madonna, ma io non ho visto quei cartoni, e quindi mi sembrava una cosa triste non aver visto magari quei cartoni. No, ma anche qua forse vuoi fare l'ultimo, sei a posto, dimmi tu, sei a posto. Passiamo alla prossima domanda, non vorrei annoiare il pubblico.
volta. Siamo andati fortissimi sul io disegno, tu indovini? Sì. E allora, adesso dovrebbero esserci ancora il gioco di Luca lì, che ovviamente non ha portato via e ci permetterà di scegliere i disegni da fare. E noi siamo pronti, cazza bubola, quanto è vero Dio, a fare super disegni. Sceglierete voi cosa farmi disegnare, ragazzi. Allora, come prima, io imposterò un meraviglioso timer, perché comunque è giusto che ci sia un timer. Quanti minuti? Eccoli qua, stanno arrivando i canonici 3 minuti, signora Dal Pozzo. La prego di non farmi sfigurare con i miei amici. Ok, aspetta che sposto codesto attrezzo, lo sposto, non troppo, perché sennò si stacca tutto. Siamo pronti! Ciao. Allora, 3! Facciamo una musica da gioco. Aspetta che devo trovare una musica da gioco, Lucci, che voglio una carica. Eccoci qua, benissimo. Sei pronta? Sì. 3, 2, 1, via! Ok, allora. Ok. Un'oca, una papera. Sì, sì, allora sì, ma allora. Truc. Due, ok, no, due fa. Un truc, via. Truc. Occhi che spariscono. Truc. No, veloce. È il cartone animato anche questo. Ma no, è un animale. È un animale. Uno struzzo, niente da fare, vai, prossima. Manna, uno struzzo. Ce l'ho, questo è facile. Track. Dai, Luci, mannaggia a te. Maiale. Bravissimo, vai. Questa, ok. Allora, questo un ciuccio. Oddio, un ciuccio. Un aeroplano. No. Una... No! Mosca! Sì! Due punti! Ok, me li selezionano qua, dalla regia. Tu pensi sempre colpa mia. Questo, ok. Questo. Track. E dopo barchetta. Faro! Bravissima! Vai, Luci! Oh, cazzo. Ok, allora, quindi questo. Allora, questo. Un computer, una persona seduta che legge. Questo. Cos'è, in bagno? La cacca, sì, devo dire. 4-4, brava. Cos'è? Si poteva disegnare in maniera molto cambio, più semplice. Cambio, passo, non ce l'ho, passo. Ok, ce l'ho facile. Allora. Sei diventato rosso addirittura, da quanto sei agitato. Ti vedo più agitato. Questo. Di una chiave. Benissimo, 5. Vai. Oh, cribbio. L'erba. E gli uccelli che volano. Un uccello. Uccello, bravissima, poi vai. Passo. Accidenti, va bene. Questo è facile, Luci. Però è facile da... Questo, track, 11 secondi. No, non ce l'ho, Luci. E il quello del dottore che ascolta. Sì. Come si chiama? Stetoscopio, sì. Quanti ne abbiamo indovinati? Sei, Luci. Che cosa abbiamo vinto? Che venga messo agli atti. 6 indovinati. Non lo so, Luci, non lo so, è stancante comunque giocare con io te. Io voglio un premio. Sì, dimmi. Abbiamo indovinato 6, quindi dobbiamo vincere. Aurora, un premio, abbiamo un premio per Aurora ha dei premi? Sì, raddrizziamo gli orizzonti del mondo. Ti seguo se vinci. Ok, allora siccome sta andando nella penombra la signora Dal Pozzo, io ho un gioco bonus per te. Aspetta, guarda. Wow, la tecnologia, signori. Ok, scelgo una musica per il prossimo gioco. Mi piace. Allora, Luci, il gioco si chiama esattamente così.
è un gioco difficile. In realtà non è un gioco difficile. In realtà avrei voglia che tu raccontassi, se ti sblocco qualche ricordo, guardando degli oggetti che ho selezionato, va bene? Cioè, se okay. hai avuto a che fare. È una chiacchiera leggera per chiudere questa meravigliosa puntata del Movie Bar, che è andata in porto, Luci. Quindi intanto facciamoci un applausone perché l'abbiamo portata a casa. Finché non siamo alla fine, io non voglio cantarvi. Hai ragione, che imprenditrice. Non ti regatto se non che ce l'hai. Che imprenditrice. Allora, Luci, partiamo dal primo ricordo. Ah, sì, sì. Ce sì. l'avevi? Sì. Nome? Quello che ti insegnava a fare il dottore. Cioè, non... Hai mai finto un organo, Lucilla, con questo gioco? Che cosa vuol dire? L'allegro... L'allegro, è vero, l'allegro... Chirurgo. Chirurgo, ce l'avevi. Però non mi piaceva. Non sei, ok, passa al prossimo. Ti sei mai intossicata con questi? No, mia mamma non me li ha mai presi, probabilmente, forse una volta, e poi ha smesso perché... Erano di un fake, secondo me, incredibile. Io non conosco anima viva che sia riuscita a gonfiare un crystal ball. Sì, ah, ecco, vecchi, ecco com'era andata. Sì, siamo vecchi, ha detto, Boomer. Siamo dei vecchi, Luci, vecchi, vecchissimi. Dai. Sì. Mangiavi? Sì. Faresti mai non tante, ma sì. Mi piace. Questo, dimmi se ce l'avevi, sì o no. Ma avevi la versione questa o quella Game Boy Color? Forse ho giocato con questo, ma no, non è che ce l'avevo. Che cosa, lo rubavi agli altri? Cosa vuol dire? No, è che mia mamma i negozi li vendeva e io ci giocavo, ma non è che ce l'avevo. Non l'ho mai avuto. A questo ci hai giocato, però. Dov'era questo? Beh, era il computer questo. Brava, te lo ricordi? Sì. Su Windows XP. Sì. Vediamo il prossimo, c'entra sempre. Tu, regina dei social. Sì. Ok, MSN. Questo? Cos'era? Lo screensaver. Brava. Windows, che versione era? Windows? Forse era il 98, secondo me. 98 stava, brava, infatti. Brava. Vediamo, può essere, ma non sono sicura. Dai, hai cominciato con questo nella tua... Mi sembra di sì, sì. Sì? Sì. O eri da 3210 addirittura. Quello prima, ti ricordi che c'era? In realtà qua c'era già lo Snake senza le pareti, se ti ricordi. C'era il 3210. Sì, che aveva 3210 Snake, dove avevo. Ti potevi sbattere, morivi sulle pareti, se ti ricordi. 32 avevo, non il 33. Sì, quel modello prima avevo. Sì, 3210. Ho iniziato, mi sa, col 32. Hai cominciato giovane. Questi li ho trovati perché io ci giocavo, ma non so. No, quanti... ho capito cosa sono, ma no. Che facevi la piletta e dopodiché smaccavi sopra forte quell'altro, quelli che si giravano. Mi annoierei anche adesso. Luci. Sì, fruttolo, sì, ma mai. No, davvero, questo no, mai. Mai, va bene, vediamo. Giocavo questo col pallone, sì, però. Questo sì che ce l'avevi. Sì. Ok, Super Liquidator. Io no, non sono. No. Neanch'io, penso poi avrei potuto ammazzare probabilmente questo. Sì. Così, sì, mi, sì. Piace. Così mi piace, Luci. Questo è una cosa da pochi, secondo me. Un'elite di persone hanno avuto proprio il Tricky Traps. No. No, niente? Era una biglietta di metallo che dovevi far fare tutto il percorso muovendo un'unica manopolina che muoveva tutto. No, un io giocavo a Trea. Tu hai mai giocato a Trea? A Trea? No. Non so se si chiami Trea, noi la chiamavamo Trea. Sembra però... una brutta parola. No, dovevi mettere tre biglie dello stesso colore, tre biglie, tre dischetti colorati neri o bianchi per... No. Sai come si chiamava? Adesso cerco Trea. Mai giocato? Mai giocato, Luci? E le chiavi ce le appiccicavi, questi sulle chiavi? No. Quasi schifata. Ma sai che adesso sto pensando come... io giocavo con gli scacchi, che sotto aveva anche Trea, cioè non so come mostrartelo adesso che... Beh, vado a cercarlo. Cerca... Sì, Dama Trea. Dama Trea, cosa vuol cioè, dire? Cioè, con quelli della Dama, sì? Con gli dischetti tipo della Dama, avevi un tipo labirinto, ma tu dovevi metterne tre e mettere il colore, però sì. Ah, ma... Io giocavo a eccolo lì, esatto, Mulino si chiama forse. Questo qua, però mamma la chiamavamo... mia, che cosa mi... giocavo. Alla fine dovevamo sbloccare noi a te, ci hai sbloccato tu a noi, ma era che c'era... Bello. Però lo chiamavamo Trea perché siccome doveva fare il tris di... Io giocavo a Dama, a scacchi, a Trea, a uno. Bello.
Ma eri una, proprio una ragazza di altri tempi, quindi. Da questi, dal classico gioco in scatola color legno, no? Questa cosa sì, un po' vintage. Sì, sì. Bello, questa Luci. Ce l'ho ancora qui a casa per arredare l'angolo. Mi piace? È bello. Io ho sempre odiato dama. Sempre, ho sempre odiato scacchi. Non lo so perché proprio non ce la facevo proprio. No, scacchi mi piaceva molto anche. Sì? Sì, poi dicevano che sviluppava l'intelligenza, quindi ci ho dato dentro. Però niente. Detto, boh, speriamo. Porca. Posso smentire questa cosa? Hanno suonato. Allora, un'altra curiosità, però mi raccomando, non guardare in internet, perché non si può. Allora, che fa un maiale che va all'estero? Guarda che se anche la sapessi mi rifiuterei di dirla. Io ste battute qua scappo come... Come giocare con un maiale all'estero, scusami? Il passaporco. Ne un'altra. Ne un'altra, tornate qua. Dici, Federico. Lucilla! Se vuoi continua a farti girare stasera. Ne ha un'altra. Ha detto che ne ha un'altra. Questa però merita. Dove vanno a fare le vacanze i canguri? Nel marsupio. Io spero e dico veramente spero che nessuno di chi ha incontrato questa persona riconosca la voce, perché mi mangia il nome. Non ci sono problemi. Mamma mia. Spero che nessuno lo riconosca. Porcaccia la miseria. Luci! Alla fine avevamo anche deciso di fare qualcosa di più svelto, di più veloce, ma comunque siamo riusciti a far volare esattamente 35 minuti, amica mia. È stato bello finché è durato, dicevano. Allora, io ti ringrazio infinitamente, a parte gli scherzi. Uno, perché è un piacere aver cominciato con te nuovamente una stagione del Movie Bar, e mi sono divertito un sacco. Quando ti chiamavo e ti dicevo, Madonna Luci, vedrai che non ci divertiremo come la prima volta, io mi sono divertito comunque un sacco. È andata bene anche questa. E per chi si iscriverà al canale con il bonus di 99 euro dell'abbonamento mensile, ci sarà la puntata, non andate in online, di Lucilla Dal Pozzo. Comunque, spoiler, non indovinerà mai un cazzo di canzoni al contrario, signori, veramente. Io ho un problema, io ho paura di sbagliare, non voglio fare figure, non voglio dire cazzate troppo enormi. Le sparano senza problemi e vengono bene, avete visto. Non sei con la telecamera di fronte. Si allena sempre lui comunque per le battute. Luci, scherzi a parte, io ti ringrazio infinitamente, hai dato il grazie via a una a stagione meravigliosa e sono stato veramente contento. Siamo stati veramente contenti di averti a Movie Bar. Anzi, faccio un attimo così, ragazzi, potete apparire, questa è la regia che mi sta dietro ed è una meraviglia, signori. Dietro il Movie Bar, oltre a tutta Movie, ci sono anche Federico, Aurora, 1, 2, 3, voilà! E signori, io ringrazio quindi Luci, è stato bellissimo, veramente. Se avete bisogno di pubblicare i vostri orizzonti dritti, avere una persona che potrà giudicarli, c'è una delle migliori fotografe di tutto il mondo, ma che è del Veneto, e non cantate le canzoni al contrario perché non ci capisce veramente una ceppa di niente. Voglio vedere uno dal vivo che canta le canzoni al contrario. Grande Luci! Ciao! Finalmente è lunedì ed esce il Movie Bar. Ma che cos'è il Movie Bar? Allora, il Movie Bar è il nuovo ma chi è il conduttore? Il conduttore è una persona. Gli ospiti chi sono? Ragazzi, facciamo così. Prendete le vostre chiappe e venite qua, perché grazie a Dio è lunedì ed esce il Movie Bar.